Oggi siamo stati al Sana, il salone dell'alimentazione naturale che si tiene ogni anno a Bologna, all'interno del quale c'è un'area, cosiddetta area mercato, gestita da Natura Sì. Ecco, visto che purtroppo abbiamo dimenticato di tenere lo scontrino, l'abbiamo buttato, noi tra l'altro adesso al di là di questi video teniamo sempre gli scontrini, oggi proprio affaticati, abbiamo passato delle ore a camminare, insomma, quindi la testa un po' il pallone di tenere lo scontrino, quindi non posso dirvi i prezzi dei prodotti che abbiamo acquistato, ma se voi andate su shop.naturasi.it, facendo finta che dovete comprare qualcosa da farvi mandare a casa, fate la ricerca e in base ai prodotti che io faccio vedere trovate sempre il prezzo. Ok? Allora, iniziamo da questo yogurt di soia, mango e cocco che sa di buono. L'abbiamo preso al volo. Gli ingredienti sono estratto di soia, acqua, zucchero di canna grezzo, mango, cocco grattugiato, aromi naturali, succo concentrato di limone, farina di semi di carrube e fermenti vivi selezionati. Sembra quindi un ottimo, ottimo, davvero ottimo prodotto. Ripeto, purtroppo non so dirvi il prezzo, potete cercarlo su shop.naturasi.it. La macchia di unto era una buonissima pizza che ci siamo però già mangiati, quindi, e poi abbiamo buttato via l'incarto, ma l'incarto era uguale a quello di quel pane che c'è laggiù, che tra poco vi faccio vedere. Allora, abbiamo preso questi mini involtini di spinaci e tofu. Anche in questo caso gli ingredienti, come potete vedere, sono ottimi. E tra l'altro è un prodotto non solo vegetariano ma anche vegano. Ok, poi abbiamo preso questo carpaccio aromatico di Mopur 100% veg a base di cereali e legumi. Abbiamo preso questo affettato di lupino. Completamente vegetale, come vedete. E poi i prodotti che vi sto facendo vedere sono anche biologici. Allora, lo yogurt. Biologico. Bio involtini, c'è scritto. Sì, per adesso quelli che abbiamo visto sono tutti biologici. Allora, salame biologico, anche questo. Ingredienti. Seitan. Olio di girasole, anche qui ci sono ottimi ingredienti vegetali e biologico, anche questo. Estratto naturale di prodotto affumicato con legno di faggio naturale. Questo è buonissimo, tra l'altro, l'abbiamo già mangiato tante volte. Abbiamo comprato questi samosa biologici e completamente vegetali. Ecco, no, invece in questo caso non sono completamente. Questo è prodotto vegetariano, non vegano, perché c'è il formaggio fresco. Poi un altro salame. Eccolo qua. Questa invece è una preparazione vegan. C'è addirittura l'acido lattico vegan. Biologico, anche questo. Poi abbiamo comprato questi salamini di lupino biologici.
vegan, questo affettato di Mopur stagionato, Armonia Vegan, 100% veg. E infine un pane bellissimo, questo stasera ce lo pappiamo, cominciamo a papparci, facciamo affetto, ci mettiamo dentro questi salumi, il prezzo non c'è scritto, ripeto comunque, ah, forse di questo sì, un pane al farro, 4,20 euro, bene. Questa è la piccola spesa che abbiamo fatto oggi al Sana, al Salone dell'Alimentazione Naturale. Abbiamo fatto anche un video sempre qui per il canale 2, molto lungo perché proprio abbiamo girato con la telecamera la fiera insieme a voi, quindi tutto quello che abbiamo visto noi lo vedrete anche voi, o quasi tutto. In realtà noi siamo stati 2 o 3 ore, il girato è un'ora. Invece sul nostro canale 1 che si chiama Finestra Libera, cercatelo qui su YouTube e iscrivetevi, ci sarà il vlog ufficiale che ha fatto Massimo. E che uscirà in questi giorni, forse è già uscito nel momento in cui vedete questo mio video della spesa nell'area mercato di Natura Sì, del Sana a cura di Natura Sì. Per i prezzi, ripeto, shop.naturasì.it. Ciao ciao.